quelle contenenti la salma del modo di vivere. Io, fino alle prime ore dell'alba, non posso provvedere alla sua sistemazione. Ma alle prime ore del mattino avevo qui a ritirare. E pagare anticipatamente? Che domande sono? Queste sono le prime 100.000 lire. Il resto a fine operazione. Capito? Dunque, siamo a posto, ecco, quando vogliamo fare questo piccolo funerale. Sì, andiamo. Valeria! Guarda che metto per un momento su eccellenza. Dove vai? Un baule con alcune pomponi di anteria di vitale. Corriamo subito. Andate pure a dormire voi, mi raccomando, Andate a dormire. Andate pure a dormire, sì, è una parola. Qui c'è più gente che al Grand Hotel. Fiorella! Sì, mamma? Oh, Fiorella, dai. Si è fatto tardi, quasi mezzanotte. Prepara il letto per il signor Nicola, che vuole andare a dormire. È già tutto pronto. Ho anche recuperato la coperta da letto di Zamatide, tanto in due il freddo si sente meno. Tre vorrei dire, perché io dormirò con voi. Il tuo caro fratello ha pensato bene di abbandonare le danze proprio questa sera. Ma scusa, ora dov'è? Di là che dorme, insieme a Matusalemme. Saranno due balsamati quelli lì. Io chiamo il signorino. Brava. Venga, signor Nicola. Le abbiamo preparato il suo appartamento. Ecco qua. Mi dispiace che debba dormire in questo modo. Oh, no, ci starà benissimo. Solo che sarà difficile riuscire a prendere sonno. Invece deve dormire e non deve pensare più a niente. Sì, dovrei. Ma so che è impossibile. Le ore della notte sono più terribili. Io ho paura di stare da solo. Però il fatto di Dimitri mi sembra come un piccolo che non mi fa dormire. Signor Nicola deve cercare di stare calmo, adesso si mette a letto, vedrà che farà una bella dormita, su. Buonanotte. Ecco qua. Mamma, sa che faccio? Corro in farmacia e compro un sonnifero. Bella idea, aspetta Fiorella, controlliamo nel pacco della baronessa, ci sono dei farmaci. Servono e non servono. Per grazia di Dio, crepiamo di salute. Non è qua, vediamo. Pomata la penicillina? No. Vitamina B? No, che serve, dai. Aspirina. Bell'amore, che c'è un signorino suda così tanto. Agrili astringente antidiarroico. No, non lo fanno sparire, che se l'ho trovato a zero butta subito dalla finestra. Ecco mamma, dormi bene, contro l'insonnia e gli stati emotivi. Perfetto, è quello che ci vuole, vedi quante ce ne vuole. Da 2 a 4 compresse, secondo la descrizione mia. Molto bene, dai, facciamo 6, che così si può. Ci senta, dai, contro il signorino. Ma si sta spogliando. Dai qua, vado io. Se avessi avuto paura di un uomo in mutande a 18 anni, sarei morta a 15. È permesso? Prenda queste, signor Nicola, vedrà che si farà una bella dormita. Grazie, sono così stanco. E buonanotte, signor Nicola. Buonanotte, signora. Buonanotte. Su, Fiorella, dai, adesso si è fatto tardi anche per noi. Andiamo a dormire. E spegni la luce dopo. Grazie.
Cento! Silenzio! Dai. Così respiro a me! Via, 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 ci vuole notte, dai! Mi raccomando, alle 5 precise io sono qui! Domani mattina alle 5! Si cerca di farmi fesso, ora. Io dico una cosa.
per far fesso un salvatore alla manna ci vuole ben altro che una donna come te. Certo, ci vuole anche un uomo. Calma e dei forti, vogliamo fare il punto della sportiva. Facciamo punto e basta, io vado a dormire. Buonanotte. Allora, sono stati osservati certi sguardi amorosi fra te e quello pseudosensuale che si chiama Bortolo. Ma chi ti ha detto questo sciocco? Questo non ti riguarda, Ti riguarda invece l'effetto che questo fatto ha suscitato in te. Un profondo senso di schifo. Ma cosa stai dicendo? Sì, schifo. Perché una donna che ha avuto la soddisfazione spirituale e fisica di giacere con Salvatore Romano. Ma appunto, più spirituale che fisica. D'accordo. Una simile donna non può neanche solo semplicemente guardare un sottoprodotto umano come quel morto. Lascerebbe il caviale per un piatto di lenticchie. Hai finito? Non ancora. Perciò io mi rifiuto di credere che quei simili sguardi amorosi siano il preludio di una più concreta attività erotica. Perché in tal senso io vi faccio fare la fine di Ercolano Pompeo, sai? Io mi seppellisco sotto una tale eruzione di schiaffi e cacottoni da lasciarvi incoscienti per secula secularum. Amen! La predica è finita! Me ne vado! E la predica è finita, sì! Ma il predicatore non lascia il pulpito, io sto qui, rimango qui! Voglio controllare! Dov'è Porco? E che ne so io, quello è da tanto tempo che se ne andrà. Non mi fido. Io resto qui, dormo qui e con gli occhi ben aperti, va bene? E sentiamo, dove vorresti dormire? Nello sgabuzzino? Oh, buona idea, nello sgabuzzino, sì. Vado nello sgabuzzino, certo, me lo controllo. Ma guarda questo. Vado nello sgabuzzino. E questo paura da dove spunta? Deve essere paura che ha portato il signor Raimondo con le cose del signorino. Hai visto che non c'è posto? Astuta la femmina, no. Io resto qui, dormo qui. Il baule lo mettiamo qui davanti al giovinetto. Così lo posso sistemarmi sopra e controllare tutto dal miglior punto di osservazione. Vai a prendermi un bel cuscino, su. Calma. Ma che baule ci deve essere. Mancano solo questo. Thank you.
Assassino, svegliati! Io ti continuo.
perseguitare per il resto della tua... Valeria? Valeria, sei te? Fiorella? C'è qualcuno? Chi c'è? In questa casa ci sono i fantasmi. Sì, altro che fantasmi, qui sono i petenti, ci sono. Adesso qui la tragedia la faccio io. Mi ha fatto un sequestro di persona. A me, a Salvatore, la madre, per di più in casa mia. Ma come si sa? Il porco che è stato lui. Lui è stato. Cosa c'entra Valeria? Sta, molto strano, questo è stato a me, dormi. No, aspetta, Valeria dorme in camera mia? E io dove dormo? Nello sgabuzzino? No! Mi sono già sistemato io, E io dove dormo stanotte? Non lo so, devo dormire qua sopra. No, ferma! Siediti dappertutto, ma non sopra quel bambino, c'è la biancheria di Nicola, sì, dappertutto. Questa è la vita fragile, la biancheria di Nicola. Cosa hai fatto, scusami? Non è pesante, no. Prova ancora, scusami. A me sembra vuoto. Vuoto? Abbiamo lì. Ma si può sapere cosa succede qui?
fiocco al nonno paralettico, non ci voglio dormire. Mi fa depressione, morte. Prenditela con tuo padre, è lui che ce l'ha voluto mettere. Mamma, è successo qualcosa al signor Nicola? Ma quello è l'unico che dorme tranquillo. C'è lui, ma che cosa? E allora voi? Allora, ho finito io, te lo trovo io il giorno. Ma si può sapere cosa state cercando? Allora? Il morto sto cercando! Ma preso un cadavere! Ma che dici? Il morto, no, ma qui vai nelle paure, adesso non c'è più! Morto nel paure! In questa casa non è mai sparito neanche uno spillo, figuriamoci un cadavere! Che Dio ti abbia tu devi stare attento! Presenta la dottoressa Alberta Zicchi. È sotto il sole! La dottoressa
questa è una grande stagione. Sì, un'unica. La chirurgia, l'ortopedia. Sono sicuro che saprà rassicurarla da ogni sua pressione. Mi dispiace di averla disturbata, professoressa. Ma non che c'è il problema, noi se disturbiamo della sera alla mattina ed è la sera alla mattina. Sei molto impegnata, sapete, la clinica, le visite, il gabinetto. Il gabinetto? Sì. Immagino, ma non le farò perdere molto tempo. Voglio solo sapere le reali condizioni di mio figlio. Signora, stia tranquilla, mi sono qua. Non è vero, commendatore? Certo. È venuto il mio assistente? Sì, è venuto il suo assistente che ha effettuato una visita e anche l'ingessatura. Bene, che cosa le ha diagnosticato? La scartella, dottoressa Emilio. La scartella? Sì, le mostra la cartella. Sì. La cartella? Questa è la cartella. La dottoressa, la cartella è qui. Ma non ci abbiamo scritto? Sì, nel foglietto. Scusate, sono molto alle 5 fuori della città. Eh sì, la dottoressa tante viste fuori città, certo. Dunque, distorsione obliqua del femore, come? Femore, femore, microbo, microbo. La chirurgia ha una tanta varietà di accenti. Andate avanti, dottoressa. Distorsione obliqua del femore. Sì. Ed è grave? No, non è, non è se grave, l'ho scritto male, molto male. No, frattura, frattura, frattura longitudinale del pelo e la scambiata per una frittura di peperoni. Qui che c'è scritto frittura. No. Frattura. Se è una scrittura, una calligrafia del merda. Ma è la sua tecnica, però. Ah,
confermi quanto io già vi avevo anticipato prima. Adesso mi vago perché mi spettano ma non vuole pulire il lato superiore sotto un getto d'acqua sia che d'altro? Non vuole lavarsi le mani. E perché glielo lavate stamattina alle 5? Tanto chiedo 5.000 lire. Cosa lei, professoressa? Bene, testa chiara. Io credo che adesso sarà più tranquilla. La dottoressa l'avrà rassicurata, vero? Sì, però. Però 40 giorni lontano da casa sono molti. Passa in fretta 40 giorni, non si preoccupi, passa in fretta. Oh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Baronessa, vogliamo andare? Come crede, cara? Muoviamoci allora. Ciao, Nicola. Ci vediamo domani. Ciao, mamma. Io vado perché Raimondo mi aspettava oggi e non sa niente di questo tuo nuovo incidente. Immagino lei si tratterà ancora un po'. Lei sa, io devo sistemare un po' dallo Sileone e vedere come sta, eh. Certo, me lo immaginavo. Di nuovo, grazie. Ciao Nicola, domani. Grazie ancora. Arrivederci. Molto bene. Commendatore. Da un attimo, mi chiama il signor Nicola. Ditemi da questo Nicola. Commendatore, a voi posso dirlo. Io sono davvero contento che anche la dottoressa mi abbia giudicato intrasportabile perché sto tanto bene qui. E bravo il nostro Nicola. Confidenza per confidenza. Me ne raccolgo. Un attimo, signor Nicola, scusi. Ho una consegna speciale per la signorina Fiorella Lavanda. Fiorella? Qua, Marcella. Signori? Fiorella? Fiorella, mamma? Ci sono questi fiori per te? Per me? Sì, sono stato io. Infatti, mandare ieri alla mamma, pensavo che sarebbero arrivati quando fossi già stato a casa. Oh, signor Nicola, sono meravigliosi. È la prima volta che qualcuno mi manda dei fiori. Mamma, entri. L'abbiamo visto uscire alle 3. Chi l'ha seguito? L'ha seguito Marcella. Ma non l'ha visto nessuno? No, però c'è un problema. La casa ha due uscite. Bene, ci metteremo una salita. Si cercano, questo deve essere già. Va bene, però sono pronto. Sì, aspetta, solo te. Bene, bene, cara signora. Voi vorreste passare da quelli della sala a quelli del palcoscenico, vero? Se fosse possibile. Vedremo cosa si può fare. Grazie, le abbiamo.